Ciao amici di My First Book, oggi vi propongo la lettura di un libro di fiabe. Leggere le fiabe ai vostri figli è una cosa importantissima. Come i nostri nonni le leggevano noi o le raccontavano noi, ci sono rimasti comunque dei bei ricordi, dei bellissimi ricordi. Leggere le fiabe ai propri figli arricchisce la propria vita di tante belle emozioni e di tanti bei ricordi. E inoltre li fa crescere bene, sani, ed è una cosa che sicuramente loro rifaranno a loro volta ai loro figli, quindi un gesto d'amore secondo me veramente grandissimo. Il libro di cui vi consiglio la lettura in questo caso è Ecco la pesce e altre fiabe e leggende popolari siciliane, scritto da Giuseppe Pitre con le illustrazioni di Fabian Negrin, edito da Donzelli. Nel cuore azzurro del Mediterraneo c'è un'isola del tesoro, anzi dei tesori, la Sicilia. È infatti dalla Sicilia che ci arriva l'ultimo prezioso repertorio di fiabe, storie popolari, che il grande maestro Giuseppe Pitre ha sottratto all'oblio più di 100 anni fa, trascrivendo parola per parola le 173 storie ascoltate dai popolani. Dopo il successo delle 300 fiabe sgorgate dal Pozzo delle Meraviglie, questo era edito nel 2013, la Donzelli getta di nuovo in acqua la lenza per ripescare un altro forziere di trame incantate e dimenticate, purtroppo. Questa volta l'amo si cala negli abissi mediterranei per portare in superficie storie e personaggi suggestivi come quel colapesce, di cui la raccolta offre al lettore ben 17 diverse storie. Talvolta bambino, talvolta uomo, Cola è una creatura per metà umana e per metà marina, a cui un re o una regina, divorati dalla curiosità, chiederanno di scoprire cosa si celi nei fondali dell'isola e su cosa poggi l'intera Sicilia. Il filo del racconto si tende tra il mito classico e la leggenda popolare, che tramandandosi di bocca in bocca si arricchisce. Non a caso la storia di Colapesce fu scelta da Calvino, Italo Calvino, tra le più belle destinate alla sua raccolta di fiabe italiane. Leggete le fiabe ai vostri figli, come vi ho già detto, passerete qualche minuto con loro in tranquillità e serenità. Sono minuti preziosi che non vi lasceranno mai e vi resteranno sempre nel cuore. Quindi non mi resta che augurarvi buona lettura.